In questo filmato possiamo vedere il piccolo shield per il modulo LPM 1162 che è un riproduttore di file audio. Nell'ultima versione del firmware e del programma di toolkit di programmazione è stata implementata la funzione bridge che permette di programmare i file all'interno del modulo non più tramite un apposito programmatore ma utilizzando direttamente Arduino. Per cui in questo caso basterà montare lo shield sul modulo Arduino, connettere il Arduino al computer e utilizzando Toolkit e settando l'apposita casella, il modulo verrà visto dal programma e si potrà in questo caso poter leggere i file che sono presenti nella memoria, memorizzarlo. Mandarli in esecuzione con un molto più pratico senza dover togliere il modulo, montarlo su un programmatore e rimontarlo sulla scheda. Potete vedere sul sito tutte le varie funzioni che sono utilizzate per appunto questa funzione di programmazione.